È pazzesco vedere come invece le differenze tra i ragazzi in Italia sono davvero infinite, infinite. Non c'è un pubblico uguale all'altro e questa è una cosa che tutti i musicisti che stanno su un palco dicono, però guardare i ragazzi, la differenza anche solo di, come dicevo all'inizio, di avidità, di conoscenza, questa forma di sfida nei confronti della vita, al sud è molto più accesa, sono veramente due nazioni che vanno a due velocità diverse. I ragazzi che al sud vengono a vedere un concerto, hanno voglia, vanno a cercarsi ancora le cose, viaggiamo davvero a due velocità e questa roba qua, nonostante l'alta velocità che pare ci abbia unito, in realtà non sta proprio arrivando ancora e questo è un po' il rammarico che speriamo, insomma, di col nostro misero mestiere di poter appianare un pochino. Ma tu hai iniziato a suonare giovanissimo, hai continuato a studiare? Io ho continuato a studiare, mi sono diplomato al liceo classico, poi ho fatto 8 esami a lettere e poi ho scelto se fare il musicista. In origine volevo fare il musicista da crociera, perché mi piaceva questo ideale. Poi l'ha fatto, qualcun altro l'ha già fatto, non nominiamolo. Quindi ha lasciato l'università e si è dedicato tutto. Sì, poi 3 anni fa, stavo raccontando prima a Roberto, che ho provato a riscrivermi a storia contemporanea e ho passato solo il pretest. Mi manca ancora la laurea, ma ci arrivo, datemi un attimo di tempo. Tanto ormai la giovinezza, specie in Italia, voi sapete che siamo, ho scoperto che l'associazione dei giovani avvocati, tutti ci puoi iscrivere fino a 40 anni. Giovane avvocato, quindi io ho ancora tempo a laurearmi. È giovane, e tu, è giovanissimo. Tu invece hai continuato a studiare fino alla laurea? Io ho studiato sempre, ma ho anche insegnato sempre, io insegno ancora adesso. È una specie di morbosità questa. Cosa insegni adesso? Io insegno, ho due cattedrine, una a Pavia, a Scienze della Comunicazione, e insegno forme di poesia per musica, dalla Grecia antica ad adesso, tutto quello che è stato scritto in canzone. E l'altra è narrativa italiana del Novecento, La Sapienza, a Roma. E invece quando eri giovane a suonare non andavi nelle birrerie a chiedere? No, io andavo nei cabaret che erano peggio delle birrerie. C'era gente che si mangiava la cera perché non aveva niente da mangiare. Io mi ricordo che c'era uno, cabaret di Milano, che si chiamava Le Clochard, nome originale per un cabaret. Un albergo che si chiama Miramonti o Miramare, stessa roba, Le Clochard. E non avevano una lira questi. I primi giorni dovevano darci gratis per vedere com'era la faccenda. Poi hanno cominciato a darmi 200, 300, 500 lire. Mi sentivo un dio. Loro mangiavano, c'era un tizio vestito di nero che mangiava la cera delle candele e la digeriva anche. Cioè, questo non ho mai capito come succedesse. C'erano più persone che cantavano di quelle che venivano a vedere lo spettacolo. Sempre così era. Però tutti da soli. Sì, eravamo da soli. Adesso i nomi non mi ricordo nemmeno tutti. Tu con la tua chitarra ti mettevi. Io ero con la mia chitarra e facevo cose altamente noiose, veramente di un grande impegno. Io cantavo le tragedie greche in italiano. Ma veramente, non sto scherzando. Io ho scritto l'Antigone, l'Alcesti, la Medea, la battaglia di Maratone, che non è una tragedia ma una canzone straordinaria lo stesso, un dialogo tra uno che è morto, un ragazzo che sta morendo a Maratona, e un ladro d'armi che tenta di fottergli le armi mentre lui muore, cose molto vicine ad oggi, e soprattutto questo capolavoro che si chiamava I Persiani, che è già tragedia di Eschilo, quindi una delle più difficili. E la gente sentiva queste cose, con i nomi, sentiva queste cose e per non essere da meno applaudiva. Cioè non capiva una minchia, ma applaudiva. Un saccente studentello di liceo classico che andava a rompere coglioni con quelle ma cose. Ma peggio, che... ma di più, ma peggio, peggio. E infatti se mi guardo molto indietro, sì, era una... Però non la faceva nessuno quella roba lì. Lo vedo bene, ma...